Ragazze, buongiorno, eccomi pronta per registrare un nuovo video. Oggi vi mostro i miei 10 smalti preferiti. Scelgo di parlarvi dello smalto perché per me lo smalto appunto è un dettaglio in più che serve per completare il proprio look. Sicuramente ne avrete a vostra e ve ne 10.000, però appunto per non fare un video lunghissimo ve ne seleziono soltanto 10. Non hanno delle tonalità in particolare, io passo dai colori un po' più strong ai colori un po' più pastello. Quindi vabbè, adesso ve li mostro e vi faccio vedere. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo rosa baby che è della Kiko, il 211. Questo qui era indicato in particolar modo per la French manicure, però dando dalle 2 alle 3 passate sicuramente mi dà quell'effetto di rosa baby che io ricerco. E in particolar modo quando voglio sembrare appunto elegante, un po' più delicata, mi piace tantissimo da mettere. Poi passerei invece a questo bellissimo color sorbetto che è questo corallo, è sempre della Kiko ed è il numero 389. Questo appunto è proprio un color sorbetto, cioè è quello, ed è sulle tonalità dell'aranciato, però comunque rimane delicato come se fosse appunto un po' tendente al rosa, e sicuramente con l'abbronzatura questo sta veramente molto bene. Poi come color sorbetto vi propongo questo color Tiffany della Kiko, sempre del 389. Questo è bellissimo, è sicuramente un colore che una deve avere nella sua collezione di smalti, anche proprio per giocare con vari colori, ed è dal mio punto di vista in particolar modo per l'estate. Poi invece vi mostro questo color giallo. Il giallo insieme al rosso è il mio colore preferito, cioè io amo tantissimo questi colori perché mi esprimono solarità, mi danno carica, mi danno energia, e questo giallo che appunto è il 279 della Kiko è sicuramente la tonalità di giallo che io ricercavo. Ogni volta che entro da Kiko ci sono 3000 tonalità e entro veramente in difficoltà, e magari appunto compro quei colori sbagliati che poi non era proprio quello che cercavo. Invece questo qui io ve lo consiglio tantissimo, perché se anche voi amate quella tonalità di giallo che non è troppo chiara ma neanche troppo scura, direi che questa è proprio la via di mezzo giusta. Poi vi mostro invece quello che indosso oggi, che è questo color fango. Appunto quando voglio prendere i colori un po' più autunnali, appunto inizio a fare freschetto, i colori della terra, sicuramente metto questo color fango che è il numero 322 di Kiko. Questo qui è molto caldo, ha quella delicatezza appunto basica tendente al marrone, e ve lo consiglio perché è veramente molto bello. Poi invece passerei a un colore un po' più strong e vi presento questo color blu elettrico. Questo qui in particolare, che è il 336, a me piace tantissimo giocare quando appunto voglio mettere un outfit total black, quindi un po' più rock, e giocarci un po' appunto come vi dicevo con questo colore. Per non fare proprio total black anche sulle unghie, sicuramente mi piace spezzarci e giocarci un po' con questo blu. Poi invece vi mostro questi due smalti della linea Quick Dry di Kiko. Questi qui sono diversi rispetto a quelli che vi ho mostrato perché hanno anche il pennellino molto più largo, infatti è molto più facile, devo dire, la stesura. Come resistenza avrei da ridire, però hanno sicuramente quelle tonalità di rosso e di bordeaux che io ricerco. Questo è l'825 e l'811 della Kiko. Per rimanere sulle tonalità del rosso, invece vi presento adesso questo qui della Mesauda, che è il numero 32. Con la Mesauda fa una linea di smalti che non ha nulla da essere criticato, secondo me è molto buona, mi trovo benissimo sia con la resistenza che con la stesura. Questa tonalità di bordeaux mi piace tantissimo perché appunto tende ad essere sul bordeaux e sul rosso, e quindi non è appunto sempre il classico colore, mi piacciono tantissimo, è molto carino, è melanzana, non so se ve l'ho detto, ma è il numero 32. E per concludere vi mostro questo smalto, uno smalto, ovvero sono dei confettini colorati della linea dell'Essence, e sono queste qui, fanno parte della linea Nail Art Special Fat Topper, queste qui numero 2, questi qui sono bellissimi, sono dei confettini colorati, partono dal color giallo, vanno a finire al color nero, blu, violetto, ci sono 3000 colori tutti messi insieme in queste pagliuzze colorate, e sicuramente non è uno smalto, è vero, però servono tantissimo ad arricchire la mia nail art. Poi effettivamente si stende come se fosse uno smalto ed ha quell'effetto anche 3D sulle unghie, cioè io ve lo consiglio, è veramente ottimo come prodotto, mi ci trovo veramente molto bene. Per toglierlo l'acetone è veramente difficile, però mi piace tanto e sicuramente mi completa tanto la nail art, come vi dicevo prima. Per quanto riguarda gli smalti ho concluso, vi aspetto per il prossimo video. Ciao, una buona giornata.